Buongiorno Toro, caro Toro, tocca a te con i pianeti in Capricorno che ti sono amici, per cui abbiamo Plutone e Venere in Capricorno, abbiamo detto Urano, ci cioè abbiamo retrogrado in Toro, quindi segni di terra forti. Questa settimana Toro ti trovi ad avere a che fare con l'avvento che l'avvento del Sole in Sagittario il giorno 22. Mercurio, tra l'altro, quindi dallo Scorpione passa in Sagittario. Mercurio, tra l'altro, il 24, anche lui dallo Scorpione passa in Sagittario, quindi perdono i segni di acqua, acquistano i segni di fuoco. Ok? Vediamo quali sono per te, Toro, le varie la settimana come andrà. Ok, cominciamo. Energia interna del toro. Gli amanti al contrario. Energia esterna. La luna al contrario. Wow. Energia della settimana. Il mondo. La forza a fondo mazzo. Energia interna, gli amanti al contrario, scusatemi, passo di passo. Caro Toro, in qualche modo hai i pensieri su un rapporto che sta andando un po' alla malora. O sei tu che lo vuoi che vada alla malora, o è proprio il rapporto che sta andando un po' alla malora, senti che c'è qualcosa che non va in un rapporto, ecco, non siamo così catastrofici. Due di bastoni, nove di coppe, nove di spade, cavaliere di spade. Beh, sì, sicuramente c'è ansia relativamente a un rapporto, però devo dire che c'è anche il bisogno di decidersi. Il sogno del toro in questo momento è quello di muoversi o di vedere arrivare qualcuno che ha preso una decisione. Ci sono delle strade da prendere in questo momento. Queste strade da prendere relativamente a questo rapporto vi portano parecchia ansia, parecchia angoscia. Vediamo esternamente, questa luna al contrario. Questa carta ci parla di non riuscire a vedere la luce, di depressione. 4 di bastoni, carro, 4 di spade, 8 di spade, 4 di denari, scusatemi. Beh, relativamente a un matrimonio, soprattutto, un rapporto molto forte, comunque un rapporto che si stabile, ecco, abbiamo qui un movimento, un farsi avanti, un viaggio, però è qualcosa. Beh, che non è particolarmente chiaro, diciamoci la verità. Il cambiamento potrebbe essere relativo a una chiusura di comunicazioni, a una sorta di voler mantenere il controllo a tutti i costi, una sorta di non voler muoversi, non voler modificare il proprio essere. Beh, qui c'è sicuramente un rapporto fisso, un rapporto stabile, un rapporto che si sente con qualcuno, che diciamo in cui emergono tutta una serie di difficoltà, di cose poco chiare, relativamente, ripeto, a un grande passaggio, a un grande momento di passaggio. Ci sono le comunicazioni chiuse, ragazzi, in questo rapporto. C'è la tendenza a essere molto nei propri pensieri, nelle comunicazioni chiuse. Chiaramente questa è la parte esterna, quindi cos'è che inquieta il toro? Il fatto che esternamente, improvvisamente, si sia trovato ad avere a che fare con qualcuno che gli ha chiuso le comunicazioni. Ok? O, dato che le energie sono reversibili, a cui il toro ha chiuso le comunicazioni. Vediamo, manco a dirlo apposta, abbiamo il mondo, infatti, come energia centrale, le comunicazioni. C'è comunque questo contatto con un'altra città, con un altro paese, con un'altra nazione, con un ambiente diverso dal nostro, in queste carte. Due di spade, asso di bastoni, sole, diavolo, mondo.
Allora, io credo che l'indecisione del toro sia quella di non sapere se aprire o no il discorso con qualcuno che in ogni caso lo attrae molto, ok? Ma che non è nel proprio contesto, l'ho detto prima e lo ripeto adesso. C'è bisogno di fare più chiarezza rispetto a questo qualcuno, a questa situazione, potrebbe essere che si può aprire, però che è lontana da noi, ok? Che è esternamente a noi, che è lontana da noi. Adesso andiamo a vedere chiaramente, un po' più con chiarezza, che cosa vogliono dire queste carte relativamente alla settimana. Dal lunedì alla domenica, Toro. Questa voleva uscire e la mettiamo qua. Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Fondomazzo Lotto di Raffaele, qualcuno si allontana. Lunedì abbiamo il 2 di Gabriele, quello che è volato, che poi corrisponde a questa carta. Quindi abbiamo una scelta da fare. Abbiamo una scelta, tra l'altro, ci dicono le carte, coraggiosa da dover fare, ambiziosa. Per qualcuno potrebbe essere una scelta lavorativa, ma qua la vedo molto una scelta sentimentale. Non per nulla abbiamo anche la coppia, abbiamo gli amanti. Vediamo che tipo di scelta dobbiamo fare. 9 di spade. Le carte si richiamano 9 di spade e 2 di bastoni, 9 di spade e 2 di bastoni, eh? Però c'è anche il 2 di coppe. E beh, la scelta, la classica scelta, le carte proprio sono impietose da questo punto di vista. 2 di coppe, 2 di bastoni, regina di denari, 5 di denari. Ragazzi, la scelta è classica tra una situazione familiare, cioè con una persona che ti è accanto da tanto tempo, ma da cui vuoi andare via, e una situazione con una persona con cui ti senti molto legato o molto legata. Questa scelta porta tanta, tanta ansia, tanta, tanta angoscia. Martedì ci dicono le carte, sai esattamente cosa fare. L'energia è quella della regina di spade, la regina di Michele, una persona decisa, intelligente, arguta, ironica, sicura di sé. Gli amanti ancora, e qua abbiamo una regina di spade e qua una regina di coppe. E di nuovo il 2 di bastoni, ragazzi. Il toro è proprio a un bivio questa settimana. È proprio a un bivio: 2 di bastoni, 2 di bastoni, 2 di bastoni. Cioè, sono usciti tutti i 2 di bastoni che potevamo vedere. È assolutamente a un bivio questa settimana. Il toro, il taglio, perché c'è un taglio netto da fare. Riguarda una situazione in cui sono coinvolti i sentimenti, è una situazione in cui c'è una situazione più logica, più vantaggiosa, ok? Il problema, tra virgolette, è che si sente forte il legame con qualcuno. Questo legame non si vorrebbe perdere, non si vorrebbe. Allora, il toro questa settimana sente che non vuole perdere, non vuole. Sì, non vuole tagliare, non vuole lasciare andare il legame con qualcuno, qualcuno con cui sente una grande empatia, con cui sente un grande rapporto, un grande legame, una grande connessione soprattutto. Mercoledì, re di Raffaele. Sì, è sicuro fidarsi, ha la capacità di realizzare più cose contemporaneamente. Segui le tue passioni creative. Quindi, mentre martedì seguivamo la logica, Toro, mercoledì seguiamo la passione. Quindi c'è un'alternanza. 9 di coppe, 10 di coppe, bellissime. 3 di spade, re di spade. Beh, relativamente a una situazione soprattutto familiare c'è dolore, eh? C'è dolore. Ci si rende conto in un certo modo che si vuole questa situazione, ci si rende conto di
Tra l'altro abbiamo due re, il re di coppe e il re di spade. Qui abbiamo la regina di coppe e la regina di spade. Molto presenti segni d'aria, segni di acqua. Ma è anche un'energia, l'energia di qualcuno che è logico, ok? Contro l'energia di qualcuno che invece segue la propria passione. Quindi particolarmente interessante questa scelta. Beh. Sicuramente, ripeto, relativamente alla famiglia c'è dolore. Bisogna agire in maniera molto logica, molto ponderata, molto razionale. 10 di Gabriele, giovedì. Chiedi agli angeli di farti conoscere persone che ti aiutino ad alleggerire il tuo fardello. Lavori troppo, ti sforzi troppo di compiacere gli altri. Allora, sicuramente ci sono delle difficoltà. In questo momento, paggio di bastoni, 9 di bastoni, 10 di bastoni. Qua avevamo il 9 di coppe, il 10 di coppe, qua avevamo il 9 di spade, il 10 di spade. Qua abbiamo no, scusatemi, 9 di coppe, 10 di coppe. Qua abbiamo 9 di bastoni, 10 di bastoni. Ancora la regina di spade, molto presente l'acquario. E qui c'è la temperanza. Ragazzi, è una situazione che si protrae a lungo, questa con il toro questa settimana o da tanto tempo. Le difficoltà sono tantissime. Il toro cerca di comunicare, cerca di mettere in atto dei sistemi di comunicazione, cerca di riprendere il controllo, cerca di superare tutte le difficoltà che ci sono, ma non è semplice. Per farlo deve usare molto la logica, molto il raziocinio. Deve essere pronto a tagliare alcune situazioni. Ma ripeto. Io penso che è un toro che troverà l'equilibrio in certo modo questa settimana. È un toro che cercherà di agire al meglio, userà la mente per agire al meglio. Nuova situazione emotiva, grande rivelazione del tuo intuito. E poi diavolo, 4 di spade, 2 di denari, fondo mazzo, il 5 di coppe. Qualcosa di nuovo si può presentare. Io direi che c'è anche un toro che si presenta, che si scusa anche, tra virgolette, per un certo tipo di comportamento. È un toro che è ossessionato da una chiusura. È un toro che non trova l'equilibrio, ragazzi, c'è poco da fare. Ha un sacco di rimpianti, un sacco di sensi di colpa. Adesso andiamo a fare il sunto della settimana, però è un toro che è davanti a una decisione. Ha grandi difficoltà, la sua paura più grande è la solitudine, la sua paura più grande è quella di non riuscire più a trovare l'equilibrio, la sua paura più grande è quella di non seguire la strada giusta. Seguirà la logica, un giorno cerca di seguire il cuore, un giorno cerca di seguire la logica, ma non è così semplice. Sabato, rivelazione improvvisa che offre la libertà. Smettila di rimandare. E poi abbiamo la luna. Il 3 di coppe, il 6 di spade, il 8 di denari. Beh, sì, in qualche modo, in maniera abbastanza improvvisa, superando le proprie paure, si cercherà di mettere in atto un avvicinamento, si cercherà di costruire qualcosa in un rapporto, però prima si distrugge altro, eh? Qui c'è proprio il senso della distruzione di qualcosa. Allontanandosi, chiarendo per favorire altro. Molto presenti anche le amicizie, le collaborazioni. Domenica, stabilità ed efficienza, assumere il controllo di una situazione. Poi abbiamo la papessa, il 6 di denari, l'appeso e il 6 di coppe. C'è una grande volontà del toro domenica di rimettere a posto le cose e ascolta l'intuito stavolta il toro. Strano che il toro non è uno, però ascolta l'intuito, sa che dentro di sé ha la risposta e sa anche che per trovare l'equilibrio deve attendere. Il problema del toro è che ha a che fare con qualcuno del passato, con qualcuno con cui ha una forte connessione, qualcuno che tiene ancora dentro, che non ha lasciato andare veramente. Quindi, al di là della settimana, che ripeto, è proprio basata su tutta una serie di ansie derivate da una scelta da fare,
una volta si pensa col cuore, una volta si pensa con la mente, però si cercherà di andare oltre, si cercherà di farsi avanti, di superare questo senso di disagio. Il toro cerca di lasciarsi andare, però c'è tanto dolore relativamente a quello che è la chiusura in famiglia, ok? Qua abbiamo molto la famiglia, o almeno un grande, grande, grande amore, ve lo dico. C'è dolore a lasciarlo andare, c'è grande dolore. Questo dolore, in certo qual modo, ci fa alzare le difese. In certo qual modo ci spinge ad essere molto più logici, molto più razionali. È un toro che in ogni caso, a un certo punto, quella decisione che ha rimandato per tanto tempo perché gli fa paura, la prende improvvisamente, ok? Molto improvvisamente. Ha la volontà di superare tutto, qualsiasi cosa che è rimasta appesa per così tanto tempo. La volontà del toro è di tornare da qualcuno del passato, ok? Però non lo fa, nel senso, preferisce attendere. La sua volontà si ferma nella gestione di quello che è il corretto dare da avere e preferisce lasciare lì il passato, ok? Quindi la sua scelta viene fatta sì in maniera razionale, però poi proprio perché è razionale preferisce lasciare il passato dov'è, ok? Non solo, però se lo porta appresso dentro, non lo molla completamente, non chiude, se lo porta appresso dentro. C'è una situazione che crolla improvvisamente, si muove questo toro, però lo fa portandosi appresso questa zavorra, che è il suo passato, qualcuno del suo passato che non gli è ancora passata, diciamolo tra virgolette. Ok? Quindi un toro che ha a che fare con una decisione questa settimana. Io penso che prendere la decisione, soprattutto a fine settimana, e la prenderà in maniera molto logica, sarà molto logico perché. E io ho la sensazione che la sua, per molti toro, quello che durante la metà della settimana si sentirà, mentre inizialmente si senta questa propensione verso la persona amata che è al di fuori di una coppia standard, di una famiglia, beh, poi invece si sentirà il dolore di lasciare questa famiglia, per cui alla fine si agirà in maniera logica, ok? Assolutamente logica, lasciando in stand-by quello che è una persona verso cui c'è una forte connessione e che rappresenta il passato ormai. Ok? Segni del toro, scorpione, pesci. Ho detto che c'erano molti, di nuovo lo scorpione c'erano molti segni di te, di acqua. Acquario. Ariete. Quindi scorpione, ariete, acquario, cancro, pesci, l'abbiamo detto più volte, leone, gemelli. Questi sono i segni. L'avevo detto che c'erano molti segni di aria e molti segni di acqua. E quelli sono i segni con cui si rapporta il toro questa settimana. Adesso andiamo a vedere l'oracolo dell'amore. Gli oroscopi li faccio più brevi in questo momento. Io seguo molto il mio sentire. Quando cambio gli oracoli a seconda di quello che sento. Questa settimana sento che c'è bisogno di togliere fronzoli. Siamo in un periodo in cui bisogna togliere i fronzoli, per cui facciamo l'indispensabile in questo momento. Caro Toro, qual è la tua energia riguardo l'amore questa settimana? La carta è la numero 29 ed è la nera notte dell'anima. E beh, già questo dice tanto. La buia notte dell'anima. Sta vivendo l'impatto con l'angoscia esistenziale che a sorpresa può oscurare la vita. L'oracolo traccia la semplice via d'uscita. Occorre andare al cuore delle cose e non fermarsi alla superficie degli eventi. In questo senso il presagio è positivo.
qualsiasi sia l'oscurità in cui sei immerso, in te esiste la consapevolezza in grado di coglierne l'insegnamento. Ancorati a quella. Beh, è un periodo buio, sicuramente. Abbiamo visto, ci sono difficoltà, ci sono scelte da fare, c'è ansia, c'è angoscia, c'è un nuovo di spada che si ripresentava. Caro Toro, puoi superare questo momento, un momento anche di insegnamento. Cerca di andare a capire dentro le cose, ti dice l'oracolo. Cerca di capire esattamente quello che vuoi, ma soprattutto le situazioni per come sono, non per come si presentano. Ok? Ok Toro, questo era il tuo oracolo. Vediamo qual è la tua canzone questa settimana. I believe in you. Io credo in te. Ok? Questa è la tua canzone questa settimana. I believe in you. Cerca la canzone, cerca il testo, traducilo con Google. Vedi un attimo se ti rappresenta. Ok Toro? Perfetto, questo era il Toro. Per questa settimana col Toro abbiamo finito, ci vediamo la settimana prossima. Mettete like a questo video se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per essere sempre avvisati dei prossimi video. Col Toro ci vediamo il più in là. Bye bye!